Guidami ai passi secondo la tua parola, nessuna malizia prevalga su di me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi e con il suo spirito. Con l'intercessione di San Cirillo di Gerusalemme, oggi ricordato nella liturgia, chiediamo al Signore di guidarci con la sua parola e la sua presenza. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Osè parlò al popolo e disse: Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le malattie in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé? Come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo. E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene del dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggono dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore, Gerusalemme. Celebra il Signore, Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, lode il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore Gerusalemme. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparga la brina. Celebra il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore, Gerusalemme. Onore a te,
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. In questa giornata in cui ricordiamo San Cirillo di Gerusalemme, sentiamo molto vive e vere queste parole: chi insegnerà osservandoli i precetti del Signore sarà considerato grande nel regno dei cieli. San Cirillo, vescovo di Gerusalemme, per quasi 40 anni ha messo in pratica questa parola, ha insegnato a coloro che diventavano cristiani e anche a coloro che lo erano già a entrare di più nei misteri del regno di Dio, con le sue famose omelie e catechesi molto belle che sono arrivate fino a noi, le catechesi mistagogiche. Questa parola ci riporta anche a una verità grande della nostra fede, a una grande provvidenza che abbiamo, cioè quella di avere una legge, una parola di Dio che è una parola preziosa, che fa accadere quello che dice, come ricorda Gesù. Finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Che cosa fa questa parola? Che cosa fa accadere nella nostra vita? Il Deuteronomio lo dice in tre passaggi molto belli. Io vi ho insegnato, dice Mosè al popolo, i precetti del Signore, le sue leggi, le sue norme, come Lui mi ha ordinato, perché diventino la vostra vita, perché le mettiate in pratica. E che cosa fanno accadere? Fanno accadere queste tre realtà molto belle. La prima, l'intelligenza della vita. Questa nazione ha una legge intelligente e saggia. Questa sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli. L'intelligenza è capire il senso, il significato delle cose, entrare dentro, dare senso, significato alla nostra vita, quando è facile, in termini di gioia, ma soprattutto quando è difficile. Percepire la presenza, l'opera di Dio ugualmente. Secondo, la vicinanza di Dio. Dio non è un Dio lontano, ma è presente nella nostra vita, nella sua quotidianità. Quale grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo. Noi preghiamo perché sappiamo che Dio è presente, Dio è vicino. E infine, la giustizia. Quale grande nazione ha leggi e norme giuste come Israele, come questa nazione? La giustizia è l'essere trasformati da peccatori a santi, da popolo e persone lontane dalla verità a persone che sono vicine alla verità, che sono dentro la verità di Dio, perché Dio ha trasformato il nostro cuore, ha fatto accadere qualche cosa. Ecco, allora
l'intelligenza, la vicinanza e la giustizia sono tre doni che l'osservanza della parola ci rende presente, e per questo la nostra preghiera raggiunge il Signore, per questo noi ci sentiamo amati, custoditi, specialmente in tempi come questo di fatica e di difficoltà. La presenza di Dio ci rassicura e dà luce a tutto quanto facciamo o battiamo anche vicini a Lui. Ora supplichiamo Dio, Padre misericordioso, che in Cristo apre a tutti gli uomini le porte della speranza e della vita. Preghiamo insieme e diciamo: Signore che ami la vita, ascoltaci. Signore che ami la vita, ascoltaci. Preghiamo per la Chiesa, perché ponga sempre più nei suoi cristiani al centro dell'interesse e dell'azione coloro che sono poveri e oppressi. Preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. Perché tutti non si lascino travolgere dalla malvagità, dalla menzogna, dall'egoismo, ma affermino sempre e dappertutto la dignità dell'uomo e la verità che ci fa liberi. Preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. Perché tutti coloro che fanno fatica a dare senso al vivere, al morire, riscoprano in Cristo, vincitore della morte, la ragione per tornare a sperare. Preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. Preghiamo per tutti noi in questo periodo di malattia, di fatica, perché il Signore ci liberi dal flagello del coronavirus, guarisca gli ammalati, permetta la rinascita della speranza e della serenità. Preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. Ti affidiamo i nostri defunti, Maria e Idore Collari. Preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. O Dio, Padre di misericordia, donaci il Tuo Spirito, fonte della vita, perché diventiamo creature nuove nella Pasqua del Tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di sé nei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani. Accetta, o Dio, le nostre umili offerte e preghiere e difendi da ogni pericolo i tuoi fedeli che celebrano i santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta.
veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di saggezza, ringraziare sempre e in ogni luogo te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio. Per Cristo, Signore nostro. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica le doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la parola, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Matteo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Noi tutti, abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Cirillo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così sia.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che è tutto i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua casa, di soltanto una parola e Dio sarà salutato. Preghiamo. Il pane di cui ci siamo nutriti alla tua mensa ci santifichi, Signore, e riscattandoci da ogni colpa ci renda degni delle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Amen. Con la nostra benedizione che chiediamo al Signore, un saluto a tutti voi e augurio di buona giornata. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. In nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.